È l'ora del conto alla rovescia, al di là dei luoghi comuni e bandendo ogni eccesso. Taranto-Catania non è una gara qualsiasi, è la partita. Sui social network i messaggi sono continui. Molti tifosi torneranno allo stadio domani per la prima volta dopo 14 anni per scacciare il ricordo della beffa del 9 giugno 2002. Una promozione in B mancata, una ferita mai guarita per i supporters ionici. I rossoblù affrontano il match con qualche assenza di troppo e una difesa rabberciata. Papagni continua a riflettere, le assenze di Stendardo e Altobello sono pesantissime. Il tecnico sembra orientato a cambiare il meno possibile, puntando sull'arretramento di Balzano e Nigro, già provato a Foggia. Davanti a Mauro Antonio si schiereranno sugli esterni De Giorgi e Garcia. A centrocampo spazio al centro per Losicco e Bob, con Bollino dietro le punte Magnaghi e Balistreri, senza escludere la sorpresa viola. Gli etnei, che hanno annullato solo mercoledì 6 punti di penalizzazione iniziali pareggiando con il Fondi, sono comunque in un periodo difficile. La panchina di Pino Rigoli è ancora a rischio. I biglietti potranno essere acquistati fino a domani sera alle 19. Si prevede l'affluenza delle grandi occasioni. Non potrebbe essere altrimenti.